la situazione è conseguenza diretta dello stato dell'arte del mondo dell'informazione. L'informazione libera viene censurata in vari modi, il più potente è lo shadow banning, parla pure tanto gli Non ti algoritmi ascolta di nessuno. tutta internet, ti fanno parlare più o meno con te stesso, e nel mondo dell'informazione ufficiale, controllato dal potere economico, certe cose semplicemente non hanno spazio. Guarda caso. Guarda caso. E quindi i politici mentono sapendo di mentire, nessun giornalista dice che mentono, anzi ripetono quelle cose come se fossero vere, le persone, lo dice l'autorità, non si sentono di criticare e obbediscono anche a cose sciocche, ma per fortuna, non dobbiamo convincere mezzo mondo. A parte il fatto che il sistema, come dicevamo prima, sta collassando perché le sue colonne portanti, l'accordo fra il dollaro e la potenza militare e i paesi produttori di petrolio è venuto meno ed è questione di tempo, ma il dollaro perde il suo potere. Ma anche la potenza militare degli Stati Uniti sta mostrando il suo fianco. Investono una cifra spropositata di soldi per produrre armi che nel tipo di guerriglia che si fa oggi non servono a niente. E guarda caso, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non vincono più una guerra. Che stanno oggettivamente perdendo tutte contro avversari che spendono cifre ridicole. Sì, è la propaganda all'ennesima potenza, no? Esatto. Poi l'altra colonna fondamentale che viene a crollare negli Stati Uniti è la capacità di produrre beni e servizi. Siccome hanno avuto il privilegio di poter comprare qualsiasi cosa pagandola con niente, dollari creati dal nulla, che gli do in cambio di merci, che tornano indietro perché anche quelli della Russia e della Cina sono depositati in America. E se mi stai antipatico, te li cancello. Quindi con niente hanno avuto merci e servizi da tutto il mondo. Hanno smesso di produrre in casa, no? Mi arriva praticamente gratis la roba dall'estero. E ora che la gente non vuole più il dollaro, non compra più titoli di Stato e non è disposto a vendere merci in cambio di qualcosa che non vale niente. E loro stanno scoprendo che a casa non sono capaci di fabbricarsi le cose di cui hanno bisogno per vivere. Io ho amici in America che mi raccontano di una situazione che i nostri media proprio non ci dicono. Persone che accumulano nei propri magazzini cibi per sopravvivere almeno 2 o 3 mesi. Armi di tutti i tipi, perché si aspettano da un momento all'altro l'esplodere della violenza. Questo dovrebbe essere il paese più democratico del mondo. Noi in Europa non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo, non ci rendiamo minimamente conto di quello che sta succedendo. Io no, non ho accumulato cibi nel mio magazzino, però ho comprato una casetta con mezz'ettaro di terra e ho messo il mio orticello. Tutta un'altra visione, È se tutto un'altra cosa. mi permetto di dire. E poi soprattutto bisogna cercare di costruire qualcosa insieme, bisogna imparare a cooperare. Nel mondo dell'informazione, nel mondo della formazione, nel mondo dell'economia, creare nuovi circuiti paralleli, nel mondo della scuola. La scuola ti insegna soltanto ad obbedire e a smettere di pensare, metti le crocette e vai avanti. E chi ci insegna a capire come diventare adulti? Chi ci insegna a capire che non siamo solo questa materia che se la vai a vedere bene da vicino, non si sa bene che cos'è, no? È fatta di vuoto, è fatta di energia. E il resto, il 95% del mondo fisico che sappiamo che esiste e non sappiamo che cos'è, la dimensione spirituale, che è un altro modo di vedere la stessa cosa, se non vediamo quelle cose lì, ci perdiamo. Beh, mi viene da dire che comunque la parte più preponderante del pianeta, che è quella che non è, diciamo, occidentale, tutti questi valori ce li ha comunque più vicini culturalmente, anche a livello proprio di, banalmente, di moneta, no? Creazione della moneta, hanno un diverso approccio, no? Sono meno estremisti, mi sembra, no? Per un verso sicuramente sì, hanno una storia culturale molto diversa, l'intero Oriente ha un atteggiamento di pensiero molto diverso dal nostro occidentale. Noi siamo molto più concentrati sull'io e sulla ragione, loro sono molto più concentrati sul tutto e sul sentire, sulla connessione con il tutto. Però
Però non sottovalutiamo gli effetti perversi della globalizzazione, che è durata molti decenni, è stata molto intensa, molto pervasiva, e ha soppiantato il modo di pensare anche in quei paesi. Chiaramente ci sono forti nicchie che resistono a questa invasione culturale, ma le masse inconsapevoli, quelle la propaganda se la bevono molto facilmente. E prendono abitudini contrarie a quelle che erano le abitudini culturali di decine e decine di generazioni. Cancel culture, no? L'effetto devastante della cancellazione della cultura che c'è stata anche in Italia e chiaramente c'è stata ovunque. Nella stessa E Russia, già, tu conosci già. Alexander Dugin, grande filosofo, grande conoscitore della Russia, e lui dice lo stesso Putin, per certi versi, è come se avesse due volti. Da una parte difende a spada tratta i valori tradizionali, d'altra parte non interviene in quei gangli fondamentali della formazione e dell'informazione che continuano a diffondere cultura occidentale, cultura trash, questo tipo di cultura mercantilistica. È vero, è Quindi vero. Ha un viviamo in un po'. mondo ben complesso. Beh, il motivo è sempre riconducibile a quello che abbiamo detto prima, che se hai le mani in pasta ovunque è difficile che poi ti dai la zappa sui piedi da solo a questa velocità, no? È un motivo per cui, non so, dalle energie fossili nell'ultimo meeting, il COP28 non vogliono uscire subito e tutte, ci credo, se è normale. Non usciranno mai dalle energie fossili fino a quando il mondo non si deciderà di adottare, di investire enormemente nella ricerca dell'energia debole. Fino a quando non farà questo passo, dipenderà sicuramente dal fossile o dal nucleare, ma il nucleare ha tanta di quel pregiudizio da parte della popolazione, per fortuna, perché non siamo capaci di gestirlo in maniera intelligente. Ma produzione di energia dall'acqua, dall'idrogeno, la fusione fredda, anche nucleare, quelle sono soluzioni che oramai la scienza ha capito che funzionano e si tratta solo di investirci soldi per portarle sul mercato. Se non si fa questo passo, per pensare di passare all'auto elettrica abbandonando gli idrocarburi, oggettivamente non sta in piedi. Non sta in piedi, non ha senso. È una presa in La giro faranno colossale. stare in piedi come per il dollaro, appesa come Se tu al pensi al fine. grande reset ai progetti delle smart cities, la soluzione vera che hanno in mente è toglierci l'auto, toglierci la proprietà. State a casa, fate la passeggiatina di 5 minuti, non avrete niente e sarete felici. Quindi non si Sì. preoccupano No. dell'alternativa. Però insomma, ce ne dovremmo preoccupare noi, ce ne stiamo preoccupando noi in tanti modi. Va bene, Guido, dai, grazie. Io ti ho rubato già abbastanza tempo. Mi tengo buona un'altra puntata dove parleremo volentieri del sabbatico, se hai voglia. Sì, Lascio qui sotto la sì. tua mail se volete più informazioni per un seminario che è in programma, giusto, Guido? C'è la presentazione sabato alle 11. Ti ho messo sia il link all'evento Facebook sia la mail. Scrivete alla mail e vi manderemo il link per partecipare alla presentazione. Un progetto molto bello, mi appassiona. Venite. Magari ci vediamo Perfetto. dal vivo in Toscana, che quella sarebbe la cosa più bella. Molto bene. Grazie mille, Guido. Ciao Davide, ciao a tutti. Scusate il rumore. Non c'è problema. Grazie mille. Ciao. Grazie, Guido Grossi. Grazie a tutti voi. Pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Condividete a più non posso questa diretta. E ci vediamo alla prossima.